Double buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati su News Sottosopra, la vostra rubrica per quanto riguarda le news vere approfondite circa la stagione 1, capitolo 3. Siamo già tornati dopo pochissimo tempo e voi direte: Lele, ma ti sei ammattito? Perché stai facendo questa cosa? La risposta è abbastanza semplice, in realtà è che ho tralasciato due argomenti che non sarebbero potuti entrare nel video di ieri, quindi ieri, sì, e quindi li dico oggi, semplicemente. Parliamo di due cose fondamentali, ovvero l'evento finale e nuovamente Fortnite nella realtà. È apparso un cubo dorato, ragazzi, no joking, a New York, ne parliamo così, per fare cronaca, visto che poco tempo fa abbiamo parlato del punto zero nella realtà, adesso parliamo del cubo nella realtà. Sono strane coincidenze, c'è da dirlo. In effetti, due eventi così, diciamo, legati all'immaginario di Fortnite che avvengono in un breve periodo è veramente, veramente strano e interessante. Comunque sia, parliamo ovviamente anche dell'evento finale. Prima di cominciare, cosa si fa? Ci si iscrive al canale, si attiva la din 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 campanellina, si lascia tutti quanti un bellissimo like perché tanto il dislike non si vede più, quindi spaccate questo video di like. Mi raccomando, negozio ragazzi, vi ricordo di supportarci col codice d'anima55. Ricordatevi che siamo stati hackerati, quindi l'aiuto che dovete darci a livello di algoritmo e anche supporto a un creatore, cioè che potete darci, non ci dovete nulla, ma se ce lo date, grazie mille, è molto importante. Tra l'altro, sexy da matti, pesissimo. Quanto tempo è che non usciva sexy da matti? Assurdo. E altre cose, insomma, potete shopparle tutte col codice creatore. Vi ricordo Instagram, Telegram e soprattutto Twitch, dove si fanno le live, ragazzi. Mi raccomando, andate lì e mettete il cuoricino, che significa followare, e poi la campanellina, così avete anche lì tutte le notifiche. Mi raccomando, perché adesso lì si fanno le live. Detto ciò, andiamo in mappa. C'è da dire, c'è da parlare, c'è molto da discutere, purtroppo. O per fortuna, non lo so. Welcome back, ragazzi. Siamo al santuario stavolta, quindi dalla parte opposta rispetto alla Covered Cavern. Perché siamo al santuario? Perché qui c'è la statua di fondazione che ultimamente sta facendo chiacchierare la community. Ovviamente per quello che riguarda l'evento finale, in generale la fine di questa stagione 1 del capitolo 3. Allora, prima di cominciare il discorso sull'evento finale, che mi tengo un attimino da parte, voglio parlarvi di questa cosa curiosa, cioè dell'apparizione del cubo dorato nella realtà. È apparso ieri o 2 giorni fa, non mi ricordo, perdonatemi. La notizia del 4 febbraio, calcolate, qui che sto leggendo su ndtv.com, un notiziario americano, e praticamente è successo questo: un artista tedesco, Niklas Castello, se si legge così, spero, non lo so, ha praticamente fatto quest'opera d'arte che praticamente non è altro che un cubo dorato e l'ha piazzato a Central Park, ma non è un cubo dorato normale, no, è un cubo dorato veramente fatto di oro. Infatti, questa piccola creazione, piccola neanche tanto, pesa ben 186 kg ed è fatta completamente in oro 24 carati e quindi si stima abbia un costo di circa 11,7 milioni di dollari, una cosa molto molto tranquilla. A quanto pare doveva stare lì solo in giornata, poi è stata rimossa e è tutta un'operazione di marketing, se non erro. Vabbè, a parte che lui è un artista, quindi fa quello che vuole, però se non sbaglio c'è dietro anche la volontà di promuovere la criptovaluta. Noi ne sappiamo qualcosa ormai, visti i trascorsi del canale che è stato distrutto per le criptovalute, lasciamo perdere. Appunto voleva promuovere questa sua nuova criptovaluta. Io ovviamente, ragazzi, non darò nessun consiglio a riguardo. C'era il canale hackerato, quindi io già vedo di cattivo occhio le criptovalute, non per dati oggettivi, diciamo, ma solo perché mi hanno distrutto il canale, quindi diffidate. Vabbè, insomma, fate quello che volete, non daremo consigli finanziari qui, assolutamente. Detto ciò, qualcuno potrebbe dire: ma è un complotto perché, cavolo, 5 giorni fa, una settimana fa abbiamo parlato del punto zero nella realtà, adesso pure il cubo dorato, c'è qualcosa sotto? No, ragazzi, in realtà, cioè, nel senso, Fortnite ormai ha tanta roba dentro, dovete sempre pensare sta roba. Mentre già potrei dirvi una cosa, mentre già il punto zero vecchio, no?
quella che, siccome era una creazione artistica in base alle osservazioni che erano state fatte su quella stella, secondo me, ecco, magari l'artista poteva essere influenzato. Qui, almeno da quello che ha dichiarato l'artista stesso, no, non c'è nessun tipo di influenza. Insomma, il cubo è una figura geometrica abbastanza semplice. Adesso non vorrei che tutto lo facciamo appartenere a Fortnite, se no facciamo come i ragazzini che quando vedono Spider-Man dicono oddio quello di Fortnite, capito? Cioè, non esageriamo troppo. È una coincidenza così buffa di cui volevo parlarvi. Poi ovviamente in base a quanto voi siete, come si può dire, superstiziosi, credete al livello che volete di interpretazione. Per me è la più bassa, semplicemente che cosa curiosa che è successo così tutto vicino. Poi arriverà qualcuno che dirà è un gamblotto, però vabbè, insomma. Allora, passiamo invece alla notizia seria, cioè nel senso quella che vogliamo trattare davvero, cioè la statua di fondazione che farà parte dell'evento finale. Allora, si fa un gran chiacchierare sull'evento finale di Fortnite, cioè nel senso di questa stagione di Fortnite e bla 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 bla, mettendo in mezzo che la trama dovrebbe essere questa. Io, ragazzi, cioè, ho un certo scetticismo, però vabbè. E allora, vado, Quindi... il cactus è stato ritrovato, ci siamo, no? Lo scheletro del mostro. Bene, secondo alcuni, l'ordine immaginario resusciterà il cactus, che fino a prova contraria è stato il nemico nella vecchia stagione, ma vabbè, ok, ora lo resuscita, va bene. E anche come sarà un grosso problema capire come faranno, ma... ascoltate bene perché questa è la parte divertente, ma... Fondazione ha un piano, ovvero questa statua non è una statua, ma è un gigantesco robot. Ragazzi, per carità, cioè, è figo pensare a sta roba, però io sono un pochino scettico. Tanti, infatti, mi hanno mandato un TikTok dove un tizio va a picconare la statua e sente che il rumore della statua è metallico. Adesso voglio testare sta cosa con voi. Questo qui è il rumore del metallo? Eh no. Questo è quello della pietra. Vediamo. Eh sì, è il rumore della pietra, ragazzi. Quindi era anche falso il video che ho visto su TikTok. Strano, eh? Comunque, raga, che dire? Cioè, allora, io posso dirvi questo. Sicuramente questa statua così può ricordarci quella che fu la statua di singolarità all'interno della mappa del capitolo 1, che, se vi ricordate, funzionò da spada per il match. Secondo me uno dei colpi di scena più fighi della storia di Fortnite. Ma qui abbiamo un problema in più, se volete, che qua sembra esserci un luogo super mega importante. Quindi effettivamente in realtà quella statua, sì, potrebbe anche essere di tipo difensivo, ma a me sembra fatta di pietra, ripeto. Poi adesso, se volete, saliamo. Ma in realtà sta a testimoniare che siamo sotto un luogo veramente veramente importante. In seconda battuta, io, per debancare questa cosa, vorrei dire che cioè Fortnite, secondo me, ripeto, secondo me, cioè non voglio andare completamente contro questa teoria, perché, per carità, sono teorie, cioè ognuno fa quello che vuole, non è un grosso problema. Poi lo sapete che c'è gente che tanto vi dice ah, questa è la verità e ve la dico io. Ecco, quelle persone un po' dovete diffidare. Però guardate anche proprio come è fatta questa statua. È palesemente fatta in pietra, ci fanno la cacca i piccioni, i gabbiani, quello che è. E può animarsi, potrebbe diventare una sorta di golem. Non mi piace, ragazzi, come teoria, non lo so. Non mi piace perché Fortnite è solitamente abbastanza intelligente da non rifare gli stessi eventi. Sarebbe stupido, cioè rifare nuovamente un mostro contro un robot sarebbe veramente troppo citazionistico. Non puoi cambiare solo il fatto che il robot è di fondazione, ok? Detto ciò, bisognerebbe pure capire, ma se l'ordine immaginario è in grado di riportare in vita e se ha interesse nel riportare in vita il cactus. Secondo me no, però insomma bisogna capire. E vorrei aspettare, ma manca ancora tanto, nel senso, mancano ancora un po' di settimane alla fine, e credo che avremo magari indizi più importanti nella prossima patch. Andare subito, raga, così di pancia a dire questo qua, questo diventerà un robot e combatterà, cioè... Ragazzi, non è che se una cosa l'avete già vista su Fortnite allora si deve ripetere per forza. Anzi, sarebbe molto triste che si ripeta in realtà. Cioè, non lo so, secondo me non faranno questo errore, ripeto. Poi io vedremo. Anche perché
ecco, un altro indizio a favore è il fatto che la gente, oddio, sembrava la testa, in realtà è il sole, è uno dei soli, perché non è il nostro sole, è un sole, è una stella. E cosa che stavo dicendo, ecco. Allora, questi a parte, non fateci caso, servono per la missione dello scienziato, non fatevi preoccupare da sta roba, niente di che. Dicevo, alcuni dicono, siccome l'ultima stagione del capitolo 2 è stata la 8, questa teoricamente sarebbe la 9, no? Ok, se fossimo andati avanti, quindi si ritornerebbe esattamente alla stagione 9 come reference. Io lo capisco, per carità, però è stato ritrovato il braccio del Mesh, cioè ci sono dei riferimenti importanti, ma che questa statua si animi e diventi un golem o un coso animato per combattere contro un mostro resuscitato, raga, a me pare una poracciata che se Fortnite farà, oh, magari sarà bellissima, però a occhio non mi sembra una grande idea, ecco. E soprattutto vorrei capire quali indizi porta la gente. Sì, sì, questi che vi ho detto, però mi sembrano prove deboli. Il problema è che io attualmente non ho un vero, come posso dire, non ho una vera controffensiva per rispondere a questa cosa, cioè non ho un, guardate che è più probabile che l'evento sarà così. No, non ce l'ho attualmente. Quello che sappiamo ovviamente è che l'ordine immaginario combatterà con i sette in qualche modo, ok? Anche scatenare il Cactus di mezzo, che è stato per loro un nemico, boh. In realtà sono molto scettico, ragazzi. Anche se poi ci ricollegherebbe alla storia, perché una volta che Cactus è stato sconfitto, il punto zero è stato esposto e poi sono arrivati i sette. Quindi, diciamo, il primo punto di contatto con ordine immaginario e sette è avvenuto proprio all'indomani di quello scontro. Ci sono delle cose interessanti, però io, ragazzi, posso dirvi una cosa: molta calma. Andiamoci molto, molto, molto piano. Vi ricordo che io sono sempre molto, non dico oggettivo, però ecco, molto tiepido, ma nel senso buono del termine, cioè non mi faccio prendere dall'over entusiasmo riguardo alcune cose. Quindi se vi dico di stare un attimino calmi riguardo questa cosa, io starei calmo, anche perché non lo so, cioè per me quella è una statua e basta. Potrebbe essere l'Elsa di una spada, again, però che palle. Cioè nel senso, immagina se sollevi tutta sta parte, però vedete che è come una struttura che procede nel sottosuolo, no? Questa qui non è neanche una base, quindi non lo so. Per me, ripeto, per me non sarà l'evento così. Cioè quella cosa non si anima, però, oh ragazzi, chi lo sa. In effetti una delle prime missioni ci chiedeva di andare qui a questa statua. Non lo so, ragazzi, non lo so. A me non a pelle, non mi sconfiffera questa cosa. Poi ognuno la vede come vuole. Soprattutto nei commenti, anche ieri avete dato delle opinioni molto interessanti circa il governo, eccetera, eccetera. Quindi, se avete qualche idea in più, qualcosa che non ho notato, prego, raga, fatevi avanti. Torneremo sicuramente a parlare di questa cosa quando avremo più indizi, o comunque quando qualcuno la spalerà talmente grossa che mi toccherà fare un video per redarguire certe cavolate. Fino ad allora, niente, io volevo dirvi questa cosa, così ho fatto cronaca anch'io con i miei scetticismi soliti. Lo so che questo non è un canale cool per le opinioni forti, però ragazzi, che vuole, cioè, lo sapete come è fatto sto canale, ok? Noi perché ci prendiamo sempre? Perché siamo molto, lavoriamo poco di fantasia e molto sui dati, ok? E questo ci porta ad avere quasi sempre ragione, quindi quasi sempre, non sempre, quasi sempre. E quindi, insomma, seguite la strada dei grandi e seguite questo canale, dai, non esageriamo. Comunque, ci sentiamo a prossimi appuntamenti con questa roba. Quindi io vi ringrazio, fatemi sapere, ci vediamo alla prossima. Occhio ai cubi gialli che potrebbero valere 11 milioni. Se li trovate per terra, portateveli a casa perché valgono un sacco di soldi. E niente, ciao ragazzi.